Ciao principesse, mi sono reincoronata. Mi sono resa conto che era da tanto tempo che non indossavo la corona e quindi ho detto vabbè, stasera facciamo un video prima di uscire e incoroniamoci per l'occasione. In realtà ho la testa ancora più storta del solito, oppure la corona sta perdendo colpi perché mi sta un po' storta, però quel che conta è che sta sulla testa, così stiamo belle dritte a testa alta in modo tale che la corona non cada. Dunque ragazzi, questo è un video haul in cui voglio mostrare un sacco di prodotti nuovi che ho. Alcuni mi sono stati regalati, alcuni mi sono stati portati, alcuni mi sono stati omaggiati. Insomma, vi voglio mostrare un po' di cose, un fritto misto, ecco, diciamo. E partirei subito con gli acquisti che ho fatto io, me medesima, io, principessa delle haul. Sono andata a Reggio in occasione dell'evento blogger di Reggio Calabria, che è stata veramente una giornata bellissima, davvero, sono stata davvero molto bene. Vi metto il link dell'evento nell'info box, così potete andare a vedere un pochino di cosa si è trattato, insomma la giornata, vi rendete conto di cosa sto parlando, ecco. E durante la giornata non potevo esimermi da fare un salto al negozio di Kiko, ecco. Volevo vedere De Visu, quindi da vicino, la nuova collezione, l'edizione limitata, che dovrebbe essere autunnale, credo, che è la Romantic Rebel o Rebel Romantic. Comunque, diciamo che mi attirava moltissimo per quanto riguarda il packaging, per quanto riguarda il concept, ecco, e quindi ho detto vabbè, voglio andare a vederla dal vivo, e in effetti devo dire che mi è piaciuta, devo dire che è una collezione molto molto carina. In realtà i colori delle palette, per esempio, sono visti e rivisti, questo sì, però l'istinto animalesco di acquistare c'era, mi sono dovuta trattenere perché ho detto vabbè, ho tantissime altre cose. Tra l'altro ho lanciato di recente un tag comprati e mai usati, per il quale avete fatto veramente un'ola quasi, una standing ovation, quindi grazie ragazzi, veramente sono contenta che vi sia piaciuto. Quindi è bene non predicare bene e razzolare male, e mi sono legata le mani, però ho preso delle cosette e ho preso di questa edizione limitata questo Ace Potion, che è un gel per il contorno occhi che promette appunto di levigare la zona e di avere anche un effetto sculpt sublimante e illuminante della zona. Siccome il contorno occhi alla mia età comincia a necessitare di cure sempre più costanti e frequenti e concrete, ho detto vabbè, proviamo questo. Avevo bisogno di un contorno occhi, ho detto proviamo questo, anche perché costava sulle 10 euro, per cui se va bene sicuramente lo ricomprerò. Poi ho preso, sempre di questa nuova collezione, questo rossetto qui, che è della linea Intensely Lavish Lipstick. Ho preso il numero 3, che è praticamente, vi faccio subito vedere, non so se ci sia il nome, che siccome che sono cercata, comunque ragazze, il pack è veramente carinissimo stavolta, la cosa fine veramente è che ci sia la chiusura a calamita, vedete? Quanto è chic ragazze, roba da alta profumeria. La cosa che però mi è piaciuta di contro è che Kiko si sia mantenuta un pochino bassa coi prezzi finalmente, quindi può darsi pure che abbia capito l'antifona, ecco, e che quindi ci si possa riapprocciare a Kiko con un'altra, che cosa ho qua, che cosa ho nell'occhio ragazze, aspettate. Un perucco, come dice mia nipote. Quindi ragazzi, ci si può riapprocciare a Kiko con più tranquillità, perché effettivamente se i prezzi sono questi, un qualcosino ogni tanto la possiamo pure comprare. Se levita il signor Kiko, ma anche no. Quindi ragazzi, ho preso questo qui, che è il numero 03, che mi è piaciuto veramente subito, ed è un colore, tanto per cambiare rosso, sto in fissa con i rossi, mi piace un sacco per l'autunno incipiente, finalmente, dopo tanto caldo, ho voglia d'autunno proprio. Oddio, forza Carmen, descrivi i colori, ce la puoi fare? No, non ci riesco ragazzi. È questo rosso qui che mi piace veramente tantissimo e non vedo l'ora di poterlo utilizzare. Ho preso questo qui, che è uno smalto della
linea Power Pro, vi ho messo la foto su Instagram, è quello che indosso, ragazzi, ed è bellissimo, è il numero 20, io adoro gli smalti, molto più che il make up ultimamente, mi sbizzarrisco negli smalti, e siccome mi hanno levato Essence, i miei smaltini salva umore, ho deciso che questi saranno i loro degni sostituti, e devo dire che fanno il loro sporco lavoro, veramente molto 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 belli, ce l'ho su da 2 giorni e finora mi sta piacendo un sacco. Vi ho messo la foto su Instagram, se non siete iscritte al mio Instagram è questo qua. Poi ragazze, Maria Carmela, mi pare che si chiami Maria Carmela, una ragazza che è venuta a trovarmi in occasione di questo evento, è passata a trovarmi, mi ha portato 2 pensierini, siccome sa che sono orfana di Essence, mi ha portato questo, che è il mio primer occhi assolutamente preferito, che tra l'altro ho finito, quindi grazie tesoro, ma te l'ho detto già di persona, e poi questa limetta che non è mai, superflua, ecco, you are invited for tea. Oh yeah! Vi ho fatto un vlog in cui avete visto che mi sono diretta alla Gardenia un pomeriggio piovoso per incontrare una ragazza che da Milano mi portava delle cose. E cosa mi ha portato? Codesta ragazza! Allora, dunque, vi faccio subito vedere. Mi ha portato, sempre per il discorso di cui sopra, ossia che io sono orfana di Essence ormai, mi ha portato questo, senza il cuore non riesco a stare, non lo trovo più. Mi ha portato questo, che è il Lash Mania Reloaded, il mascara che in tante mi avete consigliato, io non sono riuscita mai a trovarlo, quindi lei me l'ha portato e non vedo l'ora di utilizzarlo. Ovviamente ho chiesto alla ragazza quello che volevo, lei me l'ha portati, non è che pretendo cose dalle mie iscritte, sia chiaro. E poi mi ha portato questo qui da Sephora, questo qua lo volevo provare da tempo. Non vi nego che il packaging anche in questo caso ha fatto il suo lavoro, perché mi piace un sacco che sia bombato, lo trovo veramente carinissimo, vediamo anche come si comporterà. Ultimamente sto in fissa per i mascara e per i rossetti, ragazze, non ne esco, non ne usciamo fuori. Anche a te grazie veramente per essere stata la mia longa manus. E poi io invece qui in loco ho preso in un supermercato che si chiama Dether Shop, c'era un'offerta per cui praticamente con soli 3 euro sono riuscita a comprare 3 smalti. Ho da tempo provare, ragazze, questi smalti qui di Deborah, i Gel Effect, e siccome l'ho trovati a 2 euro, 2,90 euro mi sembra, qualcosa del genere, l'ho preso. C'era in omaggio con questo c'era in omaggio questo, che è il Top Coat Effetto Matte, sempre di Deborah, che non fa mai male, un top coat in più, un top coat in meno, non fa mai male, ecco. E poi ragazzi, volevo provare questo, che è il Fast Dry Effect di Bella Oggi, di cui ho sentito parlare tantissimo, e anche bene, nel senso che sembra essere un top coat che asciuga, che rende più facile l'asciugatura dello smalto e che dà una bella lucidità allo smalto stesso. Siccome io resterò sicuramente senza spray Essence ben presto, ho detto vediamo com'è questo, se mi ci trovo bene faccio scorta. Pezzo forte di tutta LOL è questo qui, questo mi è stato invece regalato da Manuela Rodriguez, a cui mando un bacio, vi metto il link del suo canale nell'info box nel caso in cui voi non la conosciate. È veramente una ragazza molto 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 dolce, molto preparata sulle cose che dice, è titolare di una profumeria, penso sia anche makeup artist, e mi ha mandato questo rossetto, che è il mio primo rossetto di Chanel, ed è il numero 448 Elise. È un colore molto bello veramente, lo devo testare ancora, l'ho messo una volta sola. È molto confortevole sulle labbra, idrata, molto idratante, e mi è piaciuto da questo punto di vista, per il resto non lo so. Altri regalini mi sono arrivati da Eleonora Manni, a cui mando un bacio enorme, ciao tesoro, ciao! E mi ha mandato, ragazze, 2 cose che volevo da tempo, questa qui, questa terra cioccolatosa che volevo da sempre, mamma che buona, davvero troppo bella, ed è di Bourjois, la terra di Bourjois, Paris. Questa qui a forma di cioccolata, quindi quando ho voglia di cioccolata mi spiaccico questa terra sulla faccia e resto bella in forma, dato che ormai ho raggiunto il peso forma, no? E poi mi ha mandato questa, la pazzerella, che è questa terra sempre di Kiko, di una delle ultime edizioni limitate, la Beach Waves, no, non mi ricordo, in questo momento mi sfugge il nome, però è la Beach Babe, ecco scritto qua, magari Carmen, brava, ed è la numero 02 Behind Sienna. Dulcis in fundo, ultimi
ma non per importanza, perché sono rimasta veramente colpita in maniera positiva da queste cose, da questi regali che ho ricevuto oggi e che mi sono stati inviati da una ragazza che mi ha contattato su tramite mail e che fa dei gioielli, ecco, dei bijou artigianali, creazioni fatte a mano, che si chiama Cuoni. Comunque vi metto tutto nell'info box, il suo sito nell'info box, perché ragazze, merita un sacco. Si chiama Cuoni, ripeto, e a parte, guardate l'accuratezza del pacchettino, è stato tutto inviato all'interno di pacchettini carinissimi, fatti sempre da lei, con questa carta qui. Questa collana per esempio è veramente bellissima, mi piace davvero tanto, davvero bella bella bella, non so se renda in video per quello che è dal vivo, è qualcosa di spettacolare. Pensare che lei l'ha fatta a mano, quindi che sia una creazione artigianale, cioè mi stupisce, perché è fatta veramente benissimo, è una delle creazioni più belle, davvero, non vorrei esagerare, lo penso veramente, una delle creazioni più belle che io abbia mai visto. Poi mi ha mandato questo braccialettino qui, anche questo molto molto carino, vedete, è fatto praticamente di tre laccetti, vi faccio vedere com'è. Sono tre laccetti, vedete, in cuoio, in camoscio, intrecciati, e poi sopra ci sono tante piccole borchiette che fanno questo gioco di luci. Sembrano degli Swarovski, invece sono delle borchiette. Strabello, questo qua veramente è bellissimo anche, mi piace un sacco. E questa collana, fatta, diciamo, in stile etnico direi, che va praticamente messa al collo ed ha questa specie di farfallina che sale e scende, vedete? Questa specie di farfallina che sale e scende qui da questa parte, ed è davvero il tocco di classe direi, qualcosa di bellissimo davvero. Ragazzi, sono rimasta, lo sapete che io non sono così espansiva, o comunque che quando mi inviano, anche quando mi sono inviate delle cose, se non penso, dico sempre le cose come le penso, e questa volta davvero sono rimasta impressionata positivamente, perché vi giuro che in videocamera non rende quanto sono belli e ben fatti questi bijou, queste creazioni. Quindi vi raccomando, fate un giro sul suo sito e potete vederli voi di persona. Quindi ragazze, la vostra principessa vi saluta, vi bacio, vi invito a iscriversi su tutti i suoi social, quindi Instagram, Facebook, Twitter, il blog, scrivo anche per Glamour, tutti i link nell'info box, vi raccomando. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, ci conto, così che possiate avere tutti gli aggiornamenti, le notifiche, diciamo, dei video nuovi caricati quasi quotidianamente direi. Quindi ragazze, iscrivetevi, perché carico sempre video, non ve ne perdete così nemmeno uno. Vi mando un grande bacio, vi voglio tanto bene e ci vediamo alla prossima. Ciao principesse!